La movida sulla Morin divide i commercianti, o meglio le associazioni che rappresentano la categoria a livello sindacale. L'idea di spostare alcune attività sulla Morin per alleggerire il flusso di presenze nella zona centrale della città nell'ambito dell'emergenza Covid-19 non piace ad esempio alla Confesercenti. L'associazione di Via Prione sostiene che creare una movida B sulla passeggiata mare significherebbe creare un fronte di concorrenza tale da provocare grossi problemi agli operatori del centro storico, in un momento peraltro già difficile per la lunga chiusura imposta dalla pandemia. I commercianti hanno contribuito negli ultimi anni al rilancio del centro storico con iniziative che hanno richiesto notevoli investimenti. Creare un fronte di concorrenza in riva al mare, è la sintesi del no di Confesercenti, mortificherebbe gli sforzi che la categoria ha fatto finora. Diversa la posizione di Confcommercio, che definisce addirittura ottimo il progetto per decongestionare il centro. I ragazzi, secondo Confcommercio, avrebbero maggiori spazi e alleggerendo la pressione su una zona, quella del centro, che oggi mal sopporta un simile flusso. Commercianti divisi dunque su questo progetto di movida alla Morin, che sicuramente andrebbe a recuperare una delle zone più belle della città, ma che aprirebbe altri problemi, ad esempio quello della sicurezza. Ma intanto le adesioni al bando lanciato dal Comune sono soltanto 15. Il progetto di movida bis ha fatto passare in secondo piano l'altro problema che affligge i commercianti, e cioè l'orario di chiusura fissato per tutti a 1 di notte. Le esigenze di ordine pubblico è la motivazione, ma gli operatori chiedono che almeno a luglio e agosto l'orario venga rivisto per poter lavorare, dicono, dopo un blocco totale di oltre 2 mesi.